aspettate. Oh, prometti che se la fa più corta. Vai, vado? Vai. Sindaco, dopo l'approvazione di questo provvedimento che cosa succederà? Metterò approvato, l'ho detto anche in aula, approvato il recepimento della legge regionale e approvato l'esternalizzazione dei servizi ambientali. Credo di aver finito il mio compito, insomma, del resto lo scorso di legislatura, poi ci mancano da quel momento, ci sono le vacanze di Natale, c'è lo scioglimento naturale dei consigli comunali, credo a metà o verso la fine di gennaio per le elezioni, insomma si arriverà alla fine, il giorno prima, il giorno dopo non è quello. Però questo è servito a far capire una cosa importante ai cittadini, che questa amministrazione e questo sindaco non sono appiccicati alle sedie e alle poltrone, hanno prima inteso fare quello che potevano fare di bene per la città, cioè dare il massimo di quello che si poteva dare in questo fine legislatura, perché guardate, queste leggi, questa legge sul recepimento, il recepimento di questa legge regionale è importantissimo, e se fossimo stati commissariati non sarebbe stata sicuramente recepita, perché il commissario fa solo atti ordinari e non straordinari. Ho chiesto alla minoranza quindi che adottasse questo iter, quindi arrivare all'adozione di questi due provvedimenti, e poi a quel punto ne posso pure dimettere, evidentemente non c'era altro da fare. Se mi fosse stata posta, come mi è stata posta, mi è stato posto il ricatto di metterti oggi, se no il provvedimento non passa, avevo già annunciato ai miei consiglieri di maggioranza che non mi sarei dimesso, che saremmo andati sicuramente al commissariamento o quello che c'era, però non avremmo fatto il bene di Sulmona. Con questa soluzione credo che anche l'opposizione abbia avuto un attimo di ripensamento, ha compreso che quello che stavo dicendo era la cosa più giusta e più logica, e quindi approviamo questi provvedimenti e poi è finita la legislatura, sindaco dimissionario o non sindaco dimissionario, però io l'ho detto e quindi approva di questo. Grazie.